Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, bentrovati qui sul mio canale. Siamo qui signori, tornati con la carriera allenatore con il nostro Everton. E oggi siamo qui con il quarto e ultimo episodio del calciomercato. Oggi ragazzi cercheremo di vendere il più possibile i nostri giocatori inseriti nella lista trasferimenti. E cercare di, intanto Christensen, vedete, è andato all'Atletico, quindi neanche possiamo comprarlo più per 33,9 milioni. E ragazzi mi raccomando, superiamo come sempre i 1500 mi piace per un prossimo episodio. Nel prossimo episodio ci tuffiamo in pieno campionato e quindi diremo addio al calciomercato. Abbiamo subito una partita di Coppa, della Carabao Cup, e direi di provare a simulare ragazzi, dato che giochiamo col Middlesbrough. Però siamo fuori casa, quindi può essere un problema. Però ragazzi io devo concentrarmi assolutamente sul calciomercato, e per non rischiare direi di far giocare i titolari, sperando vada bene, perché ho un po' paura a simulare le partite fuori casa, anche se siamo favoriti perché siamo più forti. Vediamo un po' come va. Dai Cardi, segna ogni tanto, non dico tanto, fallo un gol. Gueye! E si è infortunato il portiere, Pickford. Ecco, 1-1, mamma mia, si è infortunato Pickford. Che faccio? Gueye doppietta addirittura. Compriamo Brignoli ragazzi se si infortuna Pickford. Però continua a giocare. 90esimo, senza cambi, senza niente. Abbiamo vinto contro il Middlesbrough. E speriamo che Pickford non si sia fatto nulla ragazzi, perché c'è la partita col Chelsea addirittura. Pickford fuori 5 settimane. Perfetto. Continuano a non arrivarci offerte per i nostri giocatori, quindi noi dobbiamo assolutamente avanzare. Partita spostata non ci interessa. Offerta per Besic, 8 milioni, bello. Non è in lista trasferimenti, non era nei nostri piani per quanto riguarda la cessione. Però dato che per Schneiderlin non ci arrivano offerte, comunque Schneiderlin ha un overall alto, io direi di trattare. Qui ci dicono che possiamo chiedere tra i 7,3 e i 17. Io chiedo 11 milioni al Southampton e vediamo se accettano. Non volevo privarmi di Besic sinceramente, però davanti a un'offerta di 11 milioni, che comunque non ci permette di fare grandi acquisti, però proviamo a chiedere 11 milioni ragazzi, vediamo se il Southampton accetta. 8 e 7, non aumentano. Proviamo con 9 e 8, va, no, 9 e 8, sbagliato, vabbè. Ho fatto una cazzata. Devo chiedere 10 e 8. Vabbè, ho sbagliato. Purtroppo dobbiamo salutare, si spera, il nostro Besic, dato che Niasse aveva accettato di andare via, solo che non ha trovato l'accordo con la squadra. E ci avviciniamo alla partita fondamentale con il Chelsea, che è a pari punti con noi in campionato, quindi è già una sfida al vertice. Dobbiamo far giocare Stekelenburg perché di overall è più forte di quelli che abbiamo. Io avrei fatto giocare Lobont, sinceramente, però non mi fido. Bene, formazione direi più che titolare. Ragazzi, mi avete detto di far giocare anche Sigurdsson, che è fortissimo. Lo so ragazzi, ma vedete quanti centrocampisti abbiamo. Ne abbiamo davvero davvero tanti. Mettiamolo in panchina e andiamo a giocarci questa partita. Come la scorsa volta ragazzi, vi faccio vedere le azioni più importanti di questo match, in modo tale da non togliere troppo tempo al finale di calciomercato, che sembra e spero si sblocchi in questi ultimi 5-6 giorni. Quindi ci siamo, partiamo e vamos. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Ecco, inquadrati Icardi e Hazard ragazzi. Mamma mia che ansia. Io direi di andare in difensiva, Rooney, Mirallas, allarga tutto per Baines, che ha sovrapposto. Baines entra nell'area di rigore. Baines per Rooney. La palla va sul fondo. Però prima azione nostra, siamo già pericolosi. Abbiamo recuperato palla. Attenzione, Rooney. Rooney servito dai Cardi. Rooney ha segnato per l'ennesima volta. Dopo aver sbloccato il match, no, dico cavolate, dopo aver segnato contro il Manchester City, segna anche qui allo Stamford Bridge contro il Chelsea di Antonio Conte. Grandi assist di Cardi, c'è da dire ragazzi. Grandi assist di Cardi e gol di Rooney. Pur tu stai qua 1-0 ragazzi. Allora ragazzi, io già vi dico, ditemi come aumentare, perché mi avete detto che per aumentare la difficoltà devo aumentare praticamente i valori della CPU dalle impostazioni. Ma mi dite se devo farlo ad ogni partita, e dovete dirmi anche quali valori aumentare. Mi raccomando, ditemelo sotto nei commenti. Marez, ancora Marez, Marez, l'appoggio, ancora Marez, insiste Marez, Marez, l'appoggio verso Icardi, Courtois. Baines, l'appoggio per Gueye, Gueye ci prova, palo.
Mamma mia, che tiro di Gueye, ragazzi! Riad, bravissimo ad anticipare l'intervento di Azpilicueta. Ancora Marez, dentro per Icardi. Uno contro uno, contro David Luiz. Si ferma Icardi. Icardi dentro per Marez! Doppio assist di Icardi, ragazzi! Mamma mia, che Everton! Ragazzi, qui dobbiamo aumentare per forza le impostazioni. Ditemi tutto sotto nei commenti quanto è bello Marez, quanto amo Marez! Eccolo qui! Occhio, Zappacosta cross in mezzo! Il tiro di Hazard, non è andato nessuno a chiudere. Marez dentro per Rooney. Rooney, posizione regolare, Rooney, pallonetto! Esce bene Courtois, sinceramente mi aspettavo che tagliasse Icardi. Ancora Rooney, Rooney in zona tiro, Rooney! La palla sfiora il palo e va sul fondo. Icardi si gira, Icardi, Icardi, è un buon tiro, Icardi lo prova, Courtois. Icardi, Icardi, evita Rudiger, Icardi! La spara fuori, dai Maurito però. Lancia Onyekuru, bellissima questa palla, vai Onyekuru. Onyekuru, Onyekuru, evita Zappacosta, Onyekuru, Onyekuru, si accentra, Onyekuru! Courtois! Occhio al Chelsea con Diego Costa, Azpilicueta, palla per Kanté! Gol del Chelsea che accorcia le distanze al 90esimo. E finisce qui! Vinciamo 2-1 lo scontro al vertice e adesso andiamo soli in testa alla classifica con 9 punti, tutte vinte. Grande partita, come vedete ragazzi, una partita stradominata. Vi ricordo di dirmi sotto nei commenti come aumentare le impostazioni, se le impostazioni devo aumentarle ad ogni partita, perché sarebbe un po' una scocciatura ragazzi, e quali impostazioni devo aumentare al computer. Bene, mancano 4 giorni alla fine del calciomercato e non ci arrivano offerte di trasferimento ragazzi. 29... Besic non è ancora stato venduto ufficialmente, tra l'altro, vediamo un po'. Due email, offerta per Ashley Williams, il nostro capitano. Io già sto cercando difensore centrale, non avrebbe senso vendere il nostro difensore centrale Williams, che tra l'altro è il capitano. Anche se non lo vendo adesso, non lo vendo più, perché ha comunque 33 anni. Non lo so ragazzi, io non voglio privarmi di Williams sinceramente, tranne se io devo provare a trattare. Però devo chiedergli tanto, tanto di più ragazzi, ad Antonio Conte. Gli chiedo tipo 15 milioni, vediamo un po' se si accetta. Oltre i 15 non vado ragazzi, perché non voglio privarmi di Williams. E infatti, non vabbè, fa niente. Meglio così mi tengo Williams. Voglio capire se... Ok, Besic è stato venduto e abbiamo 7 milioni e mezzo per il calciomercato. Ora, con 7 milioni e mezzo, chi compriamo? Vabbè, comunque dobbiamo stanziare il budget. 13 milioni. Abbiamo quasi 13 milioni. Vediamo un po' cosa possiamo comprare con 13 milioni. Proviamo a trattare con la Roma per Manolas, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a comprarlo. Scambio di giocatori. Diamo Schneiderlin. Non ricordo a quale giocatori erano interessati. Difensore centrale. Proviamo a dare Jagielka. Vediamo un po'. 46 milioni. Ma è troppo, è troppo. Fai una nuova offerta. Proviamo a dare 15 milioni. 10%, l'11% sulla rivendita. Ma non accetterà mai. E infatti c'è un'email in ufficio. Offerta no, Colgate, ma neanche per sogno. Dentifricio non si vende, assolutamente rifiuta tutto. Vedete chi potremmo comprare? Il nostro pupillo che avevamo nel Cagliari, ragazzi. Diop. Beh, anche lui non sarebbe male, ragazzi. De Vrij. Beh, io direi di tentare tra questi difensori centrali qui, ragazzi. Purtroppo Manolas non possiamo più provare a riprenderlo. Direi di provare tra... Vabbè, Koulibaly è quasi impossibile. Diop, Vallejo del Real Madrid, che è fortissimo. E De Vrij. Uno di questi direi ragazzi. Ha anche ricevuto un'offerta dal Paris Saint Germain. Contattiamo per acquistare Stefan De Vrij. Proviamo a darlo sto Schneiderlin, che dite? Schneiderlin, vediamo, sei alla sinistra. Ma proprio il ruolo che non ho niente da darti. Ma proprio il ruolo che non ho niente da darti. Non ho soldi ragazzi, esterno sinistro. Ma chi te lo vuole dare l'esterno sinistro? Il problema è che non abbiamo indicazioni per Diop. Questo è il problema. Proviamoci, il giocatore non è in vendita tra l'altro. Ok, sono andato a pescare questi altri difensori centrali qui. Van Dijk o Van Dijk, come lo volete chiamare. Bailey, Stones, però non abbiamo informazioni per Stones. E Mustafi, questi quattro qui ragazzi, perché purtroppo
solo in Premier League ho già, per alcuni giocatori ho già delle indicazioni. Quindi direi di provare con questi qui. Io vorrei provare a prendere Stones. Vediamo se il Manchester City è interessato a Schneiderlin. Vediamo. Difensore centrale. Proviamo a dargli Funes Mori, ragazzi. Chi se ne frega. 27 milioni e Funes Mori. Perché secondo me Stones cresce comunque più di Funes Mori. Proviamo a dare 13 milioni e aggiungiamo l'8%. 27 e mezzo, non vanno. Dai, Pep, non fare l'infame. Abbiamo bisogno un po' di tempo per esaminare l'offerta. Vabbè, ma non accetteranno mai. Nel frattempo proviamo con. Dai, proviamo con Mustafi. Ma è possibile che nessuno vuole dei centrocampisti? Alla destra. Oh, questo già mi va bene. Bolasie. Diamo Bolasie. Vediamo cosa succede. Eh sì, domani. Ma va a cagare, va. Tu, Wenger e l'Arsenal. Tanto non vince un cazzo anche quest'anno. Proviamo con Van Dijk. Vediamo un po'. Lo volete un centrocampista? Ma nessuno ha bisogno di centrocampisti. Terzino sinistro. Ma perché terzino sinistro? No! Inaccettabile l'offerta per Stones. E intanto il Barcellona prende Papu Gomez. Il Papu Gomez per 50 milioni. Ma io non lo so. Due email. Vediamo un po'. Interesse per Goretzka. Trattativa interrotta. Vabbè, capirai. Niente, ragazzi. Non ci provo neanche. Mi dispiace. Ci ho provato in tutti i modi. Ma è praticamente impossibile. Vuol dire che ci teniamo questi soldi. Per gennaio, anche perché la squadra c'è. Bene, ragazzi, si è concluso questo ultimo giorno di calciomercato. Giocatore del mese Rooney. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per questo fine calciomercato. Addirittura al Barcellona ha comprato il Papu Gomez per 50 milioni. Questo per farvi capire come sono sfanculati i prezzi anche qui su FIFA. Lasciate un mi piace, commentate, condividete. Cominciate già a consigliarmi qui sotto nei commenti chi comprerà a gennaio, i giocatori in scadenza. Prossimo episodio ci sarà la carriera con la Fiorentina, con tante novità, soprattutto per quanto riguarda la nazionale, la scelta della nazionale, cioè della Svezia. Lasciate un mi piace, commentate, condividete. Tutti i soldi in descrizione. Vi definito da gente. Tutto e ciao, valeu!